sua economica, atomica, che altri volevano, ma questo è un pezzo. Io chiedo cosa fanno gli altri. E non è stato rubato un euro. È chiaro il concetto? Il meccanismo erano semplici e trasparenti e conveniva a tutti anche gestire così. Quindi la stessa cosa bisogna fare. Mi ricordo alcuni scienziati, tra virgolette quelli falsi, non è con dei grandi scienziati veri che ho l'onore di avere qui al mio fianco, dicevano: ma come si può fare in tutto il territorio? Bisogna fare qualche selezione, un progetto integrato magari sulle Madonie, uno a Mazara perché è troppo. Noi diciamo: scusa, ma i territori più o meno hanno gli stessi problemi, scusa, perché dobbiamo fare un esperimento, una selezione? Abbiamo fatto l'operazione opposta. Abbiamo studiato il modello, lo schema, l'abbiamo regalato gratis a tutti i territori. Io avrei potuto dire: mi sono inventato quello del PIT, un professionista, progettista, che prendo l'1%, no, in 3 miliardi avrei potuto fare il conto, arricchirmi. Abbiamo preso il modello e l'abbiamo regalato gratis. Perché lo sviluppo è anche speranza, è capolavoro di un popolo, è anche generosità. Leadership, vera. Anche perché i comuni così scassati, figura di quale consulenza potevano pagare, anche quelle dei più bravi, ammesso che esistessero allora. E abbiamo mobilitato tutti i 390 comuni, i 30 e poi 25 compresi. Questa ha fatto la massa d'urto che ha permesso di contrattare 3 miliardi e 5 su 7 del programma operativo da allora 2006 e poi diciamo, implementarne, come si dice a Napoli, metà. Mentre altri pezzi dell'amministrazione hanno fallito clamorosamente. Vi ricordate tutta la... per i tecnici sto parlando, la moda giusta dei piri, progetti integrati regionali, non è decollato manco, quello finiva nelle mani, non si liberavano le forze vitali che sono nel territorio, non sono a Piazza Voltaire. Scusate, lo faccio anche con estremismo retoricamente, ma lo capite, le forze sono anche a Valle d'Orno. Anche geniale, basta non essere arrogante e poi hai bisogno della massa critica, della forza. Ecco, quindi noi dobbiamo fare, ci apprestiamo a fare la stessa cosa con questo passaggio così delicato, bellissimo di stamattina, così fine. E quindi dobbiamo saltare, non dobbiamo né giocare per forza al programma regionale totale, questo è il senso metodologico, né per forza al mini comprensorio intra provinciale, perché se un territorio enorme ha gli stessi problemi e abbiamo bisogno anche di allearci, di avere la forza, mi spiegare perché ci dobbiamo dividere e perdiamo? I mini comprensori oggi sono persi perché non hanno la forza, perché in questo momento lo schema delle cose, il movimento reale delle cose è contro i movimenti di sviluppo locale comunque concepibili, ma questo è un altro tema. Le burocrazie europee sono arrivate a livello di stupidità, e voi, io ve l'ho detto tante volte, ma non volete capire, amici, che le politiche di sviluppo locale sono state eliminate dai programmi comunitari. Per eroismo di alcuni pazzi noi abbiamo riproposto i pisti in Sicilia, uno dei tanti strumenti che infatti non decollano, perché non c'è movimento, non c'è il movimento politico di questo. È chiaro? E quindi la cosa che si può fare un anno e ci si mette 8, perché così. E la levitosità della vita, dei poteri, delle varie burocrazie, di noi stessi. Quindi dobbiamo giocare a squadre dinamiche diverse e non farci incabbiare nei confini delle province. Chiedo scusa della mia caduta nella dimensione tecnica vertenziale, ma quelle cose si fanno così. Quindi, perché adesso vi dico questo. Nell'estate 2002, la mattina, dolcissimi amici, i funzionari, i dirigenti di piazza Sturzo, tanti sono miei amici antichi, non so perché, dice: ma queste risorse qua per le cose locali sono troppe. Ragazzi,
non sanno, sarà tutto dispersivo, non sono capaci, comunque balla, abbiamo dimostrato il contrario. E una mattinata, in buona volontà, in buona fede, in buona creanza, hanno tagliato 500 milioni di euro. Lui, non è che siamo stati a piangere, o hai fatto la lobbying finta, andando steso nel tappeto dal presidente di Roma, abbiamo organizzato 100 riunioni in tutta la Sicilia. Banale democrazia, allora polis, banalità, invece di stare la sera a vedersi, quella di giocare passando da un talk show all'altro, che c'è stasera Santoro, che c'è stasera Flores, che c'è la Gabanelli, che c'è quell'altro finto padano, no? Insomma, che fa la... Ma guardi come usiamo il tempo. Io mi sconvolgo un giorno a una riunione di poveri contadini, uno dei più grandi leader antichi, disse: scusate, ne devo andare, adesso devo andare a vedere Santoro. Noi ci aspettavamo il suo contributo. Doveva ripartire da un paese lontanissimo, qua non so dove, una cosa, capite che siamo al caffè, comprese centerbe allegate. Ecco, allora, quindi questo è il punto. Quindi, abbiamo fatto 70 assemblee. Io allora facevo finta che ero un libero professionista, uno può essere, di movimento, qualunque ruolo ha. Questo di stamattina è un atto tecnico di altissimo livello, ma un atto politico. Non mi pare che Francesco sia il presidente della regione per ora. Ho sempre speranza. La semina giovane. E quindi, dopodiché, ci siamo trovati al famoso terzo piano, a Sala Lessi, col buon presidente da allora, e tra un privato cittadino. Il presidente più potente della terra in quel momento per il suo destino, totus totale, si è firmato, si ridanno 500 milioni di euro, 500 sono pariti, una notte. Ecco, non so se mi, che senza questo non viene niente, così, per le cose dette sul tuo lascio profilo, chiedo scusa la enfatizzazione, delicato, puntuale, rigorosissimo questo. In un punto, sul ragionamento ben più ampio, ne sto strumentalizzando fraternamente uno. Quindi, ecco, quindi gli 80 significa anche forza, chiaro, e interprovinciale, generale. Quindi costruiamo un soggetto generale proprio sulla base delle buone esperienze passate, ma anche dei difetti. Senza innamorarci, non è che macro distretto, situazione dinamica, movimento, non è che macro distretto, perché non ci apriamo a discussione astratta, insomma, un po' anche a soffietto, insomma, scotto un po', ironia, ovviamente. Niente schemetti inutili. E però noi oggi lanciamo una novità, che un cuore profondo, materialmente più profondo, la Sicilia centrale, vuole assurgere a soggetto di governance, al network, chiamiamolo come volete, insomma. È chiaro, questa è una novità, che perseguiremo tenacemente, perché dimostreremo che funzionerà, che vuol dire Sicilia interna, vuol dire una parte fondamentale della rete ecologica, scusate ogni tanto vado sul burocratese, vuol dire la montagna, acutissimamente richiamata nella francese, che oltre che un buon tecnico, un acutissimo politico e saggio, attaguile, la ruralità inteso nel senso stranone, ipezzente e iperdente, in senso come patrimonio, vuol dire patrimonio culturale immateriale dell'umanità, una rievocazione. Abbiamo fatto il più giovane della nostra squadra, Leonardo, ha parlato di musica, di cose, io mi entusiasmo da questo punto di vista, solo a sentire queste cose e dargli la dignità di una strategia. Stamattina Leonardo a qualche canto ha dato la dignità di una strategia, così si fa, di una teoria.
altro passaggio che deve differenziare le cose di prima, dove noi abbiamo oscillato nel passato tra due modelli, ambedue sbagliati. Quando si è accentuato la dimensione del network solo privato, che è debole anch'esso, o solo pubblico, quando una cosa è diventata un giocarello, non funziona. Quindi questa cosa deve avere questa, quella di servizio e di indirizzo, di sostegno, volete, della parte pubblica, quindi le 80 amministrazioni o 65, 83, che sono sciocchezze, e la liberazione delle forze in campo a partire dai giovani. Sottolineatura, l'intervento di tutta la comare è stato strepitoso dal mio punto di vista, vale una teoria. Giovane generazione è una nuova generazione di professionisti. Lo stesso team aggregatosi attorno a Francesca, non a caso, aveva iniziato il lavoro nell'altro ciclo, è sopravvissuto alla crisi, si sono autorganizzati, sono diventati autonomi e stanno assumendo, perché io rivelo un lavoro già fatto di servizio, gratuito, una leadership, perché si fa così. Almeno quando la leadership è gratis, accettiamola, no? Nel mio caso dice, ma chi glielo fa questo De Santis, perché si agita sui piedi? Lo faccio perché avevo voglia di farlo, volevo fare di lui. Piacere morale, non si arresa. Ti interessa? Perché poi ogni tanto uno può rimanere falsificato e la revoca la leadership del gratis. Dopo uno almeno vuole essere salutato bene, abbracciato, la sua, è umano. Anche perché questo percorso l'abbiamo costruito anche in 2 anni, la riforma, l'abbiamo chiamata composamento, quello sviluppo, l'abbiamo resistito, diciamo, in contropiede alla moria del territorio ulteriore, della è andata avanti la territorializzazione anche delle politiche comunitarie. A proposito, Leonardo, capo dei vigili urbani metropolitani, grande, questo è buono. Allora, altra cosa, non è che cominciamo da zero, noi siamo un'arca di scienza, già in questa stanza altrove tanto amministratore, io a volte ho visto dei sindaci che sono diventati dei geniali esperti di queste cose, me ne ricordo uno di Giarre, un eroe, professore di filosofia, quindi o tecnici, no, partiti per caso sono diventati geniaci di queste materie facendo del bene, no, voglio dire. A volte ci è capitato in contropiede scrivere un PIT in tre giorni e poi sollevare un risultato ottimo, magari pregando la notte, cioè, oddio, non sono pazzo, aveva preso questa cosa perché c'era un ritardo, perché litigava le matonie del nord con la costa, una cosa assurda. Se non si governano qui non si fa niente. Capite che è tutto intrecciato, la potestà, la governance, questi carismi da agora. E allora, quindi abbiamo un'enorme esperienza, noi rimettiamo, diciamo, in campo, reinvestiamo la lunghissima atavica, le prime, quella cosa delle leader, le cose migliori dei fatti, io ho stato luce e ombra, io tanto per dire uno, l'esperienza dei fatti agricoli settoriali è stata abbastanza unilaterale, è stato uno spreco un po' di risorse, non è che difendo l'avvocato stupido le cose fatte, insomma, cose ombre, luci, ma anche luci straordinarie, progetti integrati, non tante esperienze che abbiamo fatto, il tentativo del circuito dei castelli medievali, l'aver fatto statuire il registro dell'eredità immateriale sul patrimonio culturale immateriale dell'umanità, come dice l'UNESCO, la regione è la prima che l'ha sancita, per iniziativa privata nostra. Ecco, ex articolo 4 dello statuto, ecco l'uso buono della famosa autonomia, non per fare chiacchiere e prendere 4 volte ai ponzi. Allora, adesso noi siamo messi così, dico solo un punto, qua e là, isolata, separata e con molto ritmo lento, c'è quest'ultimo ciclo di esperienza dei leader, non sottovalutare. Qualche cosa sulla cosa chiamata distretti economici, sull'altro versante, se ne è occupata l'altro assessorato, perché vedete, cioè, noi non dobbiamo fare i deficienti. Dici, ma perché questi strumenti si sovrappongono e non possono essere integrati? Perché ogni assessorato è diverso e ci sono diverse partite, diverse pente, quindi se si dice che facciamo i deficienti. Il nostro problema è riunificarsi in due grandi.
o non farli fare, avere la forza politica, è chiaro. Mentre il tentativo dei poteri, è umano, è un po' diabolico, è quello di dividere. Uno si fa i distretti, quelli economici, produttivi, uno si fa i distretti turistici, uno si fa i piste e non concludiamo. E il sindaco di turno esce passo, è l'operatore economico. Vanno già, va in tilt subito il sindaco, in tilt totale l'operatore privato, il giovane può solo andarsene. Anche qui mi piace come faccio una parentesi. Io l'altra notte andavo a Napoli e ho letto per strada l'ultimo libro terribile sull'Italia, l'unità d'Italia, di sanità, il nord e sud, di un buon giornalista che stiamo molto, Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno, intitolato Terrorismo, è un altro tema. Ritengo il libro completamente sbagliato, ma e con molte cose c'è il dispositivo, con molte cose serie, e mi ha addolorato molto leggerlo di notte sulla nave, però c'è una cosa che mi ha fatto arrabbiare, che praticamente alla fine io capisco, sono un paraeconomista o economo anch'io, non lo so quali sono gli schemi, le ideologie, le cose giuste, le panzane. Allora, la proposta, un grande giornalista progressista, Marco De Marco, è quello che gli eroi del sud attuale sono quelli che se ne vanno via. Capito? La cosa piace a me. Provate a dire, non si vede che sto male, sto leggendo male, però rileggi, poi rivedi. E fanno bene andarsene via, dice lui. Di grande stile, elite, classe dirigente, progressista, di sinistra, viene da giovane giornalista dell'Unità, un curriculum progressista perfetto, adesso meravigliosamente al caldo nell'establishment di mamma Corriere della Sera, di mamma, il giornale più antimeridionalista che c'è, mi permettete, lei va attentamente, perché chi compra un euro al giorno al quarto ginnasio, come utente mi devo arrabbiare, e quindi è chiaro che non ci siamo, perché una cosa è dire fai esperienza, girare nel mondo una parte mica, ma questa è la risposta che le classi dirigenti hanno dato sempre al sud, le classi dirigenti italiane prima, durante, dopo è sempre data, nel senso che non si è fatto l'adeguato sviluppo, non si sono fatte le riforme giuste al momento giusto, si sono fatto scoppiare milioni di persone, abbiamo avuto l'emigrazione di 30 milioni di persone e se ne sono andati migliori, anche i più coraggiosi e i più bisognosi, che spesso sono i migliori per diversi motivi, uno dinamizza la democrazia anche se non va governata, gli altri sono i coraggiosi, e siamo alle solite, io invece sono d'accordo con questo impianto, senza qui dividerci tra quelli che vogliamo restare tutti qui dalla mamma cretinata, e io so dei ragazzi migliori che ho avuto al mio umile centro studi, che era uno strumento di servizio per i sindaci, cioè qualche ragazzo che è capitato, niente, doppia laurea alla Bocconi, alla Ferrero, giovanissimo, certo, quello era anche il mio miglior allievo, figlio della mia. E quindi lo pianco, mi manca, ma non solo affettivamente, mi manca sul campo di battaglia, ma per dire, caro professore, che le cose che le dice sono te le condivide, bravissimo, però noi dobbiamo vedere anche il campo di battaglia nel quale siamo, quindi dobbiamo spiegare per Smart De Marco che un po' insomma, almeno la sua tesi andrebbe riequilibrata, che ce ne può essere un opposto. Perché se non ce lo diciamo qui in 50 e quello lo dice il Corrierone tutte le mattine, abbiamo già perso, è chiaro che c'è sempre questa dimensione. Adesso tornando al dunque, noi abbiamo varie cose, ma io voglio mettere in evidenza questo poco tecnico, faccio solo un punto, torno a fare il tecnico, mi piace. Allora, chi di voi non lo sa, diciamo, si fidi dell'esperienza passata, abbiamo salvato una pista, un varco che si chiama l'IPISU, progetti integrati di sviluppo urbano per le città oltre 30.000 abitanti, scusate le sigle odiose, e i PIST, progetti integrati
Ecco, vi dico per chi non sa che per ottenere questa apertura c'è stata una guerra di 2 anni. Ed è stato il vero motivo per cui sono saltato un paio di direttori. Le cose sono un po' più bruttarella di quando voi pensate. Ma alla fine questo varco si è aperto. La Sicilia si è divisa in 26 comprensori, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono pochi soldi. Cioè, voi mi spiegate il 390 comune per i PIST. Io ho fatto una divisione 7 anni, divisa per comune, ci può prendere il caffè, l'EMS, perché fuma, anche a questo, è chiaro, le risorse non ci siamo per niente, che ci per 400 milioni di euro, poi stiamo parlando del settennio, siamo pure quasi a babbo morto, perché siamo al 2011. E allora il punto qual è, Francesco? Che noi non dobbiamo essere così stupidi da perdere, diciamo, da far decadere questo mare. E quindi questa squadra al servizio anche di questo che già c'è, del movimento dei pista che non c'è, di questa mappa e quant'altro, insomma, è evidente una cosa come il consorzio Arancia Rossi, lo ritengo già un giocatore avanti, ne stiamo parlando di tutti i soggetti così, non solo questi istituzionali. Ecco. Ma noi dobbiamo adesso fare insieme un'operazione che è matura. Proprio come network della Sicilia centrale o come volete voi, proprio perché non ci accorpiamo così, facciamo di necessità virtù, e dobbiamo parlare anche degli strumenti precedenti senza, diciamo, farsi evitando come dinamiche centrifughe, noi dobbiamo porre un problema che matura e non va avanti perché nessuno se ne occupa. Non l'ho potuto fare a Manfiglia, ma distratto da altre attività, dico così, ahimè. Che è questo? Facendo un minimo d'analisi di come si sta attuando il nostro POR PO 2007-2020, non ci siamo per niente, questo è ovvio. Poi, sapete, le certificazioni finanziarie a fine anno scorso, siamo al 2010, ci davano il 6%, ma il 6% se togli dei giocarelli che si chiama Jeremy e altri, che sono finora smistamenti bancari o parabancari, praticamente al 2011 il famoso POR Sicilia, ma è uguale a tutte le altre regioni, quindi c'è qualche problema di grado. Io ho avuto perché un seminario a Napoli sul rapporto della città e su questo con i tecnici lì. In questa maledizione c'è un'unica cosa positiva, se veramente non siamo scimuniti completi, cioè quello che virtualmente un pacchetto di risorse c'è ancora a disposizione, non abbiamo usato prima, usiamo adesso. Quello che crea opportunità, contesti, che aiuta a pescare, ammesso che sia possibile, ma insomma, facciamo così. E allora,